Buongiorno a tutti, dalla vostra farfalla Megera Sanni. Oggi vi leggerò velocemente perché vi aspetta una bella sorpresina finale. Quindi rimanete sincronizzati fin da ultimo oggi perché ce n'è da vedere delle belle. Va bene. Allora, oggi parliamo della storia di YouTube. Allora, intanto YouTube è una piattaforma web, è stata fondata nel 2005, nel 2006 è stata acquistata dall'azienda statunitense Google, quindi l'ha presa Google. Pensate, il secondo circa sito web più visitato al mondo. E ha sede naturalmente in California, in America. E il numero uno, cioè il primo video che hanno caricato è stato Ed the Zoo, cioè allo zoo, sempre nel 2005, da Karim Jeud. E lui infatti appunto riprendeva un filmato allo zoo e faceva vedere degli elefanti dello zoo di San Diego. Poi, allora, qual è lo youtuber più famoso al mondo? Con 36 milioni e anche di più di iscritti, perché ogni giorno si iscrivono sempre tantissime persone, è uno svedese, Felix Kjellberg, come si dice. Ed è conosciuto con il nickname famoso di PewDiePie, colui che ispirò Favij. E lui ha fatto all'inizio, faceva gameplay, poi ha fatto anche dei videovlog e il suo motto, cioè diciamo che i suoi fans gli dicono sempre Notice me, senpai, che vuol dire notami, maestro, però lui non si considera importante di più dei suoi seguaci. Lui dice, lui li chiama bros, io penso che voglia dire fratelli, cioè lui li considera alla pari. È questo anche il suo segreto, che non è umilissima come persona, a parte una bellezza e simpatia, e poi non ha un rapporto subordinato, cioè che lui è il padrone e loro sono i fans, diciamo, si sente come se fosse un fratello. E quindi ci vuole simpatia, bellezza e umiltà. Queste sono le doti segrete di uno youtuber famoso. Poi lui è fidanzato con un'italiana che però vive all'estero con lui, ora non so se vivano in Inghilterra o in America, che lei si chiama Cuti De Marzia, che è la prima youtuber famosa in Italia, cioè italiana, via, però vive all'estero. E lei ha più di 4 milioni, anche lei di iscritti, ne ha molto meno, comunque, beata lei, ne ha così tanti. Poi al secondo posto in classifica in Italia c'è il famosissimo Favij, poi i Fantellas al terzo posto e pensate, Yotobi al sesto posto, che è quello che fa recensioni di film di serie Z, di serie B, e poi all'ottavo posto c'è il famoso Ciccio Gamer, tanto tanto parlato, che io non ho neanche mai seguito, sinceramente, perché a me il genere gameplay proprio non mi piace, non lo seguo. Allora, poi, dunque, scusate. Scusate. Allora, poi parliamo di che si incanta la videocamera.
Va bene, andiamo veloci. Allora, poi parliamo di flame. Ecco, oggi voglio parlare dove finisce il flame su YouTube e dove arriva la gogna mediatica. E andiamo nel vivo della situation. Allora, flame è una parola naturalmente inglese o americana che vuol dire fiamma. Allora, flame lo possono fare sia chi commenta sotto ai video, sia chi fa i video. Ci sono dei YouTuber che fanno flame. Allora, il flame sono dei messaggi praticamente provocatori, un modo di fare provocatorio, che è molto più forte, più tremendo della satira e naturalmente della parodia, quindi è una satira molto, molto brutta, molto agli estremi, ai limiti, sono appunto dei messaggi provocatori inviati, per esempio se è uno YouTuber e fate video, sono inviati a una certa persona, ad esempio io dedico un video e ti lancio questi messaggi molto provocatori, ti faccio flame perché voglio una tua reazione tremenda. E poi ci sono, va bene, dei commenti flame, appunto ci sono anche degli utenti che non fanno video, però fanno i commenti flame. E per esempio ci sono degli utenti di tipo razzista, e adesso vi leggo delle frasi tremende, per esempio, terrone di merda, morite idioti, voi e la vostra famiglia. Questo è un tipico messaggio flame, di chi fa flame. Poi, oppure, ecco, quando dicono sempre male, ecco, questa è una cosa che io odio, quando attaccano la Chiesa e cominciano, la Chiesa è il peggior male del mondo. Preti, merde, stupratori, pedofili, lasciate in pace l'Africa, che già ha troppi problemi. Ecco, anche questo è un genere, flame, è una tipica frase. Flame. Allora, c'è chi dice che il flame non è solo una cozzaglia di insulti, ma è anche una forma d'arte. Così dicano quello che io non tollero, comunque, c'è chi dice così. Però c'è appunto da porsi una domanda: dove finisce il flame e dove comincia la gogna e mediatica oppure addirittura il pubblico ludibrio? Bene, allora non c'è una regolamentazione nella rete, nel web, nei social purtroppo, e diciamo che non c'è controllo, non c'è più controllo, e quindi praticamente lo YouTube è diventato un palcoscenico dove poter sfogare le proprie frustrazioni. Le proprie turbe mentali, il proprio nervoso, ecco, e infatti vediamo la parte più brutta del web, che non è deep web, perché ormai non è che ci siano video nascosti, ormai sono video all'ordine del giorno, dove vediamo dei video dove c'è diffamazione, menzogna, invidia, violenza verbale e addirittura c'è chi fa vendetta, purtroppo. E per esempio, basta che, come si può dire, ci vuole pochissimo per trovarsi schiacciati appunto da queste cose brutte, e se uno fa un piccolo errore e magari cioè, dice magari delle cose private a un utente, questo comincia a diffondere il tuo materiale intimo senza la tua approvazione e consenso,
diciamo che si scatena magari un macello, che questi messaggi privati che sono gravissimi, che vengano diffusi appunto da uno che ti vuole fare flame, che o per vendetta o per frustrazione o perché a deletare, secondo me, non stanno tanto bene in mente chi è fissato per offenderti, ecco, comincia appunto a diffonderti il materiale il segreto, intimo, e quindi si scatena una vera e propria gogna mediatica. La persona viene attaccata non solo da lui, ma poi cominciano i commenti, controcommenti che ti attaccano, che credano perché le persone vanno dietro a ci credano a quello che dice questo YouTuber e cominciano anche loro a offenderti in qualche modo. Allora, problemi, problemi e le soluzioni? Allora, per me, è un problema gravissimo, non è tanto facile trovare la soluzione. Allora, tanti dicano denuncia, c'è la denuncia, va bene. La denuncia, allora, mettiamo le cose in chiaro. Allora, per dire, faccio un esempio, io sono stata diffamata tantissimo, va bene, dice denuncialo. Allora, innanzitutto, la denuncia per diffamazione va fatta ai carabinieri, però, è una cosa. Allora, innanzitutto, io non credo nella giustizia tanto italiana. Perché, va bene, cosa ti fanno i carabinieri? Gli devi portare tutti i file di questo individuo che ti ha malfamato, ti ha messo alla gogna mediatica e loro devono guardarti tutti i video e poi ti chiedono se continuare con la denuncia. Poi dopo però non è una cosa facile perché la denuncia io credo che poi va a finire che dobbiamo portare l'utente accusato in tribunale. E quindi ci vuole naturalmente un avvocato, però ci vogliono tanti tanti soldi. Sì, va bene, dice ti danno un avvocato gratis, ma fatemi il piacere. Gli avvocati ti aiutano a vincere la causa, perché il finale è che uno, se denuncia una persona, deve vincere la causa, perché se no gli tocca pagare a lui. Ma per vincere la causa ci vuole un buon avvocato, ragazzi. Ma chi è? Ma chi è chi ti aiuta se non viene pagato? L'avvocato costa e costa di molti soldi, per cui non è assolutamente facile prendere questa via legale. E poi è molto stressante dal punto di vista psicologico perché. Se tu vai per via legale, poi a parte ingrassi gli avvocati, ci vogliono tanti soldi, si è detto, e poi ci vuole tanto tempo perché lo sapete, la giustizia italiana è molto molto lenta, con il rischio che questi archivino la cosa, la lasciano fare. Per cui una persona sarebbe molto stressata e poi c'è il rischio di fare incattivire l'utente accusato e denunciato che ti faccia ulteriori video, ulteriore del male e si vendichi in qualche modo. E quindi è assurdo dire la denuncia, io la lascerei perdere. Io dico una cosa. Io ho intitolato questo video Flame o gogna mediatica, posteri larga sentenza, che è una bella frase tratta dalla poesia del 5 maggio di Manzoni. Ai posteri larga sentenza vuol dire agli ragazzi, ai giovani, perché YouTube è più che altro di giovani, io mi rivolgo ai giovani del futuro. Cercate di riflettere, cercate di trovare una soluzione,
arrivare alla gogna mediatica e rovinare una ragazza, una persona, non ci vuole tanto, con conseguenze disastrose, e per cui dobbiamo sollecitare YouTube a non far pubblicare, caricare questi video di play troppo tremendi. Ma quindi dobbiamo prevenire e non curare, cioè pensarci prima, ci deve pensare YouTube a cambiare le leggi, a fare in modo che non carichino né video di diffamazioni né video di gogna mediatica o pubblico ludibrio, che si può rovinare la reputazione di una persona. Tocca YouTube. E io mi rivolgo a YouTube Italia, perché qui siamo in Italia, ok? Per cui è meglio prevenire. E tocca a voi ragazzi di non approvare queste gogne mediatiche, perché chi commenta sotto i video e ci ride o prende in giro, sei da TSA, sei matta, sei limitata, Chi fa così, scusate il mio urlo da gallina, chi fa così, ragazzi, è complice di chi fa questi video. Si macchia dello stesso reato. Va bene, adesso uscite tutti quanti dalle porte laterali, dai cancelli laterali. Potete spiare, tanto lo so che mi spiate, perché c'è una bella cosetta adesso che devo fare. Benissimo, allora andate a guardarmi ai cancelli laterali. Ciao. Allora, che io adesso ho da sistemare una cosa con una sola persona. Te, sì, proprio te. Allora, Don Rodrigo, caro Don Rodrigo, chi è Don Rodrigo? Ah, non lo sai? Allora, è un personaggio di un romanzo. Leggilo, fatela leggere, se tu sei così ignorante e non conosci chi è Don Rodrigo. È una bella storia. Allora, caro il mio Don Rodrigo, ma che gioco stai giocando? No, perché io ho 2 mesi che te l'ho chiesto. Io non volevo neanche più né farti video né commentarti, però l'hai voluta tu. E io dico, a che gioco stai giocando? Perché il gioco è bello quando dura poco, A parte che già stanno già giocando a scacchi con la saga di Castelfidardo, è inutile che dicano, quello è un gioco di scacchi e gli stanno per fare scacco matto a entrambi i re. Vabbè, non ne voglio parlare di questa storia, perché tu non c'entri nulla con i giochi di scacchi di Castelfidardo. Io adesso sto parlando di un altro gioco tra me e te, che mi sembra più simile a un gioco di carte a poker, però mi sembra che queste carte tu le stai giocando con le carte sbagliate, con le carte truccate, e a me non mi piace questa storia che tu bari. Allora, ora ti sistemo io. Lo vedi questo? Guarda cosa sono, cioccolatini, baci Perugina, li vuoi? Lo vuoi? No, tu sei cattivo, diavolo, e io non te lo do, me lo mangio io, Sì, me lo sono comprato, certo, sì, perché l'8 marzo è stata la festa delle donne. No, non sono uscita la sera, no, sì, lo so che faccio una vita da casalinga disperata, non sono come te, che esci sempre, che c'hai una vita tanto felice,
Guardiamo un po' i messaggi, che cosa dice. Allora, guardiamo un po'. D'inverno leggerei le tue parole al luccichio della neve. Che parole, che parole. Va bene. Ah, sì, ah, sono scema perché credo a questi fogliettini. Perché sì, certo, io ci credo, sono romantica. Ah, sarei scema? Bello tu, guarda, bello tu che ancora credi alle streghe. Io sarei una strega, ma ti rendi conto che cose demenziali che dici? Io sarei una strega, avrei stregato tutti gli uomini, avrei fatto le pozioni magiche. Che sei proprio, guarda, una cosa. Sei veramente demenziale se credi alle superstizioni nel 2017. Ma fatti una vita! Cosa? Cosa volete voi? Ah, sono da TSO perché non l'ho denunciato. Ecco, oh, ecco un'altra cosa che bisogna chiarire sia con loro che con te, caro Don Rodrigo. Allora, io l'ho detto mille volte che non voglio denunciarlo. Hai sentito? Io ce l'ho i nomi, di chi vuole denunciarti, di chi dice che io sono da TSO perché ti voglio denunciare, Allora, non l'avete ancora capito. Allora, tu sei un Don Rodrigo. Io sono Lucia Mondella. Ah, non hai ancora capito chi è Don Rodrigo? Ma meno male che tu prendi in giro chi studia. Ma se t'avessi studiato di più, ignorante, avresti saputo che Don Rodrigo è uno dei personaggi dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e Lucia Mondella. Sarei io e tu saresti Don Rodrigo, tale e quale. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire, ti rendi conto io denunciare un tipo come te? Guardate quanti soldi ho, Perché se no nessuno ci crede, Perché tanto lo so che mi ascoltate, anche voi fate la spia. Guarda quanti soldi ho, ti rendi conto, Questi sono gli unici soldi che io ho, Io non ho debiti. Però in banca e alle poste io non ho niente, ho solo questi soldi qui e la casa è mia, di mia proprietà. Ecco che cosa ho, ti rendi conto io con questi soldi? Dovrei denunciare un tipo come te. Vabbè, dai. Va bene, fatta finita, a posto. Finisco col mangiare cioccolatino e poi a posto, finito.